ci vuole! È vecchio! Ma che vecchio è vecchio! Ciao Simone! Tieni ancora due spalletate! E ancora... È un po' grandipatico. È un po'. E ancora... È brontolone. Ciao Simone, ancora... E poi, se sei da tanto che vuole avere un figlio, è perché sappi che li puoi avere. Ommo vero, eh. Oh, come, ommo vero! Ringraziasi Dio che mia nipote Mita è una ragazza onesta, altrimenti sapete che cosa gli direbbe? Lo figlio volete? Non ne siete capaci? E venite, venite che ve lo do io un figlio! E poi decideva lei con chi farsela e come farsela! Ma no, che tu non hai acceso peccato mortale! Ma che santissima, peccato mortale! Fortuna che mia nipote è onesta! È vero, che sotto d'oro è! Abbiamo detto il contrario, no? Eppure Indo di Cristo se ne approfitta. Buongiorno, zia Croce. Buongiorno. Tutti a casa mia oggi, che è domenica. Beh, accomodate. Signorine da marito, a così
pure le talcia. E allora avete visto, mie vecchie, avete visto? Sì, sono di là, ci sta pure il tuo magio, gli ho là. Camace, era camace. Ma ora dovete salire fino al paese per la santa messa, ai bambini ci penso io. No, se invece tardi, non ci vado più, me ne vado a casa. E invece niente, me le porto io, che se le lascio troppo tempo con via. E chissà che cosa mi conviene, no? Beh, tante belle cose. Andiamo! Accompagniamo! Facciamo un po' di storia insieme, eh? Arrivederci! Avete visto chi sta qui? Eppure Zia Croce! Zia Croce! E che vuoi? Un ballo passo, ma va, andiamoci un bacio. Quanti ne vuoi? Ma posso accostare? No! Neanche? No! Va bene. Perché se mi mantenete non ti sbattessi in capo? E ti piacete qui, è tutto sangue pazzo! Mi piacerebbe a voi far uscire il sangue pazzo dalla capa, eh! Ma che ci stanno lupi? Come sta vestuto latino! Ma ho parlato da lupo, sta! Che galanteria! Mi state risparmiando che sto inglese! Ah, lo piace, sì o no? Sì! Ma fare zitto! Ma fare zitto! Ed è con mia? Sì, sì, con te! No. Che non vuoi? No! Allora con mia! Sì, con te, allora sì! Ma tu mi vuoi? Ma io lo so perché fate così! Sapete che fate così perché io non ve lo voglio. Perché con mia potete solamente avere appazzacotti e carezze. E con mia potete solamente cantare. E così la vuoi trovare la mucchiera? Cantando. E che mi ha detto con signoria che non l'abbia già trovata? Io l'ho trovata la zita! Va bene, ne potete andare adesso. Avete finito di travagliare? No, a dire vero c'è sta il pa. Ci deve dare a vivere don Simone. Ma che biverichi, dopo quello che ti sei fatto uscire dalla bocca. Ah, bella chissà, Viola. Che succedeva? Oh, vuoi sapere perché zio Simone non ci vuole dare più a bevere? Perché? Perché io ci dissi che non deveva vecchie. Sì, vedi se hai ragione, chissà. Non mi preoccupare, ce la penso io. Ah. Non la vedo io. Adesso ve lo chiamo io. Seduto stante e vedete che arriva zio Simone. Zio Simone! C'è proprio un diaframma. Zio Simone! Devo andare a far forte. Zio Simone! Zio Simone! Zio Simone! Zio Simone! Zio Simone! Zio Simone! Ma già vi dici quanto tempo ci mette a spaccare tu cannaruzzo! Zio Simone, mi presentate a questo dietro alla mia spalla e mi vado a prendere veramente un po' fatto con qua. E voi? Voglio raccontare un fatto molto importante. A te, Zio Simone. A mia. Ecco, prepariamo subito per un discorso importantissimo, Zio Simone. Voi lo mettete qua, anzi qua. Sì, lo mettete voi. Accomodatevi, Zio Simone, come? E questo è ancora qua, sta? Ma devo licenziare questa qua. Ma ti avete detto del tardere se avete finito di travagliare. Volevamo sentire. Ecco, io mi metto qua e Zia Croce invece si mette qua così. Mi sto sentendo da sola a casa mia. Non vi preoccupate, la vecchia è una carogna così. Ma se io l'ha detto, ma scrianzato maleducato. Va bene, va. Allora, che ci deve dire? Allora, siamo pronti? Allora, che dovete dire? Ebbene, devo parlare io. Sta, che c'è sta una riccia nuova? Una riccia nuova, fatta proprio per noi, aiutare proprio noi altri, la popolazione della Calabria e della Sicilia. Ma chi sta riccia c'era e l'abbiamo levato e ora la rimisero. Sentite a me, se tu tieni... Tu no? Ah, se tu, in generale, se tu signoria tenesse, non lo so, una scopa che ci fa 20 puccetti, 20 maialini, è una ricchezza, no? Perché? Perché più maialini vendi, più ricco diventa il padrone. Certamente. Ed è la stessa cosa se vostra signoria tiene una banca. Più vedete vini, più ricco diventa il padrone. Certamente. E il povero uomo, invece, che ha tutti questi femmini che non li puoi manca toccare, che subito rimangono incintate, più povero diventa. E perché? Perché tiene tante bocche da sfamare. E allora la Licci ci ha pensato. La Licci ci ha pensato a sfamare le bocche.
no, a sfamare a portafogli delle persone povere come mia, povero uomo. E che ci fece la lì? Perché ora si possono comprare picchi, si possono vendere picchi, come le puccette dei denti. Ah sì? Eh sì. Eh sì, fortunato. Demoni, voi volete un figlio? L'articolo non mi interessa. Non me lo vendo io, ne volete due, ma ne vendo lui. Ti ho già detto che questo discorso non mi interessa. Non mi interessa? No. Sono andata forse a invitarle a sedersi a tavola con me e ne ce l'hanno a disonore queste pretenziose. Loro che sono più sporche della monnezza di tutto il paese. Gente che non ha neanche un po' di paglia per gettarsi a dormire. Io li chiamo a travagliare con mia per guadagnarsi un tozzo di palle e quelle. Ah, oh, mi fa male il braccio, mi fa male la gamba. Devo andare qua, devo andare là. Ce l'hanno dipinta sulla faccia la peste che se le mangia. E c'ho piacere. Avevo detto di non andarle a pregare. E adesso loro davanti ci passano, come tante maniche di scopa. Ma quella è l'invidia, credimi, l'invidiaccia che se le divora dentro. La coscienza più sporca della camicia e si fingono sdegnate. E ora mi tocca di salire in paese per vedere di trovare questi quattro ragazzi che mi aiutano a raccogliere questi quattro grappoli d'uva. E tu, hai rassettato la vigna? L'ho rassettata, l'ho rassettata. Le ceste sono pronte. È tutto pronto, mi mancano soltanto i brazzi. Soltanto Iddu. Liola ha detto che sarebbe venuto a darmi una mano. Ah! Mi sei ostinato a chiamare Iddu! Che c'è, ti senti male? Che c'è? Aspetta, ti prendo una limonata. Vieni. Vieni, bevi, che ti fa bene. Botta di caldo. Bevi. L'ho fatta apposta, l'ho fatta apposta per far vedere a tutti quanti che non è successo niente. Niente? Ma se lo sanno pure le mosche che è successo. Sì, ma lui l'ha negato sempre davanti a tutti. Finché lui nega, la gente può cantare finché vuole, fino a scoppiare come le cicale. Io vi avverto, avete chiamato Iddu, io mi chiudo in casa, non caccio pure nemmeno la punta del naso. Volete capire che non voglio vedermelo più davanti? Ora non vuoi più vedertelo, animaccia dannata. Ancora con prima questo... ci dovevi pensare, non ora! E ancora con questo discorso? Facciamola finita, va. Che è meglio. A proposito, zio Simone, sono parecchi giorni che non si fa vedere. E non lo sapete, dicono che non sta bene. Ah, sta ciavagliare, tu, ti devi riguardare. Ah, se c'era zio Simone, mi levava da questo impiccio della vendemmia. Quando nascerà suo figlio, che già se lo va vantando davanti a tutto il paese che è un figlio suo, allora avrà un bel chiamarselo la mughiera. Dov'è il figlio? Là è la casa. Quando vera zia, tutto visto da Paria. Quando vera zia, tutto visto da Paria. Zia Croce! Ah! Travagliare e noi non vogliamo ora da travagliare, abbiamo la squadra mandata da tutta la Sicilia. E che è successo? Ma che miracolo! Ma che miracolo, ci parla io sono come il miele. E poi chi cerca trova e chi seguita vince. E che cos'è questo, che vuol dire? Niente, proverbio, Bravo, bel proverbio. Ho visto, però. E ne faccio un altro di proverbio. Musica e canzoni si squagliano al solleone. E per mangiare all'osteria ti servono i denari, sennò ti tocca andare via. Pure visto in un bello proverbio. Allora, intendiamoci. Io vi faccio travagliare tutti quanti, anche se siete arrivati tardi. La paga però è quella dell'anno passato, tanto travaglio un piccare. Nel vigneto tutto pronto, È tutto pronto. Non c'è problema. Non ci sono la paga dello scorso anno ci sta benissimo. Ci sta bene pure quella. Andiamo perciò, e allora, che ci state a fare qua? Forza, andate nel vigneto e lavorate bene, lo sapete come fare. Stiamo andando bene. E forza. Arrivederci. Arrivederci. Andando, cantando. Ciao, domani, zia Croce. Andiamo andare a parire. Andiamo a te. Iniziate da dietro. Vicinare il finale, sarete a poco a poco. Non ti preoccupare, sei zia Croce. E tu che ci stai a fare qua? Muoviti, vai con loro. No, ve l'ha giudito, io non ci vado. Ci devo andare io? Voglio guardare. Ma che fate? Ma che c'è? Amore, deve fare la parte sua. Ma che c'è a fare io? Zio Simone, avete fatto tutto voi. Io non tengo da fare più niente. Non da fare più niente, poverino, dopo che mi ha rovinato la figlia. Che non mi fare parlare. Non mi fare dire e fare quello che non voglio dire e non voglio fare.
Lola, siamo tutta una famiglia e dobbiamo mettere le cose a posto. Ora fai la parte tua, facciamo una bella festa. Io festeggio un creatore che sta per nascere e tu festeggi un matrimonio con Tuzza. Volete dire che me devo prendere a Tuzza? Certamente, perché è un figlio di Tuzza, è o tu. Io prima me la volevo prendere a Tuzza. No, te la pigliare mo'. Ma prima me la volevo prendere. Te la pigliare adesso. Ma sono andato da Zia Croce. E che ti ho detto? Ma ha detto che non me la dava. Disgraziata! Ma eravamo d'accordo! Certo, non me la do, disgraziata! Adesso non la voglio io! Tuzza! Vieni qua, Tuzza! Tuzza, vieni qua! Mi fanno venire un imbardo di fegato! Vieni qua! Imbardo di fegato? L'ha fatto lui il figlio! Non sa con quale organo l'ha fatto! Ma con lo fegato! Non mi fa ridere! Adesso ce ne deve dire tutto qua da Viola! E ce ne deve dire che quando io mi sono andato a mandare per tutto il paese che ho un figlio tuo e un mio, ma mentivo, mentivo, perché grazie al cielo, la Madonna, lo posso giurare, un figlio tu e un suo! Viola! E un tu! Vabbè, Gio Samone! E te l'ha sposato! Gio Samone? Te l'ha sposato! Zia Croce? Adesso che il gioco è finito, avete più bisogno di mia? Come bisogno? Che mamma era visto un matrimonio? No, 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 no. Vi ringrazio. Ma per me basta così. A proposito, Zia Croce. Tuzza? Se voi non sapete di che farvene, di questo figlio, eh? Ma lo posso prendere io. Tanto, dove ce ne stanno tre? Ce ne possono stare pure quattro. Non vi preoccupate. Vabbè qui. Ah sì? Sì. Ah sì? Che sta a fare? Sì, sì. Che sta a fare? Ma sei mazzina, ma sei mazzina! Lo vuoi uccidere a quello? Questa trova è roba combinare! Che ti sei fatto? No, 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 che no. Che ti sei fatto? Non mi sono fatto niente. Che ti sei fatto? Non mi sono fatto niente. Vedete quanto è dolce il sangue di Liolà, eh? Assaggiatelo ora. Scusatelo per sempre. Frisco da mastura sul visio, la notte non è chiorno, ma lo stesso marro spigli, la fame scompariva e la sede si mio, quando era te, in giocatto la marea, quando era te, saldo passa in balavea, quando era te, scorda tutta le marea, quando era te, e se svuota fantasia. Un guaglia di botta che un falso di risponde, un scurno vale buono, non ti canta e non ti suona, un paio di numeri, non serve di stupare. Allora, permettetemi, grazie, intanto grazie. Volevo ringraziare tutti voi. Volevo ringraziare i miei amici attori, i miei amici tecnici, tutto quanto, soprattutto il comune di Ostuni, di Fasano, di Ostuni, adesso il sindaco mi taccerà per sempre dal suo, no, il comune di Fasano che ha fatto grandi sacrifici per averci qui con i problemi economici che tutti abbiamo, e volevo dare un bacio simbolico, se vuole venire sul palco io la invito volentieri, ma proprio con affetto, alla dottoressa La Torre. Ti prego, la quale dottoressa merita una statua, la fanno anche agitare purtroppo, ma se la vi. Allora, può accettare un bacio volante? Ecco, alla dottoressa La Torre. Abbiamo delle meraviglie in questa nostra Puglia e abbiamo avuto tutti quanti insieme il piacere di vivere una delle più belle di questi gioielli del nostro territorio, e questo è il nostro futuro. Ciao a tutti!